Pasta Reggia Caserta sconfitta per la quinta volta consecutiva e crisi profonda nel team di coach Molin, che neanche contro la Vanoli Cremona sul parquet del Palamaggio riesce a centrare la vittoria. Caserta dunque è ultima in classifica da sola, senza neanche un punto, dopo che Pesaro ha battuto in casa la CEA Roma agguantando i primi due punti stagionali. Cosa sta succedendo nella Juve Caserta? Quali mali attanagliano i giocatori bianconeri che, come afferma coach Molin nella sua conferenza stampa, durante la settimana si allenano con grande professionalità e alta qualità tecnica, poi la domenica perdono quella spinta, perdono la benzina occorrente per giocare duro e vincere il match. E il pubblico casertano, accorso numerosissimo alla bella presentazione della squadra nello storico borgo di San Leucio, ora si vede tradito da una squadra che in campo non esiste proprio. Dunque, quinta sconfitta consecutiva che brucia tantissimo e tiene sicuramente le luci accese anche a tarda ora negli uffici del Palamaggio per analizzare il momento, per parlare con la squadra, per correre ai ripari, e si spera che qualcosa di importante accada nelle prossime ore, perché Caserta ha incamerato ben 5 sconfitte consecutive su altrettanti incontri, di cui le ultime due in casa contro squadre non certo irresistibili. L'avvio è stato da pianto greco per la Pasta Reggia Caserta, che dopo essere andata in vantaggio con un canestro da sotto misura di Moore ha subito dovuto ricorrere agli avversari grazie ad una buona precisione al tiro di Clark ed Hayes. I bianconeri non riescono proprio ad entrare in partita, capaci in senso negativo di sbagliare l'inverosimile al tiro. Infatti la Vanoli prende subito il largo grazie alla buona difesa, e a Caserta che non riesce a trovare la via del canestro per nessuna ragione. È Clark la vera spina nel fianco dei casertani. L'atleta cremonese segna più volte dalla media e dalla lunga distanza, eludendo la quasi inesistente difesa casertana. Al quinto Cremona era già avanti di 8 lunghezze, 4-12. Time out di coach Molin per strigliare i suoi, ma al rientro sul rettangolo di gioco la musica non cambia. Palle perse tra i bianconeri e canestri con tiri addirittura piazzati per la Vanoli, si giunge al termine del primo quarto sul 12-25 per gli ospiti. Nella seconda frazione di gioco, la Pasta Reggia Caserta sprofonda in una crisi di identità, errori al tiro, difesa fragilissima e atleti che non rientrano sotto la propria area a contrastare gli attacchi avversari. Coach Molin compie anche una girandola di cambi, cercando di trovare la soluzione giusta per far ripartire il motore casertano, ma tutto è risultato vano. La Vanoli preme sull'acceleratore e chiude il secondo quarto sul 24-45 a favore, e Caserta torna negli spogliatoi sotto una bordata di fischi di un pubblico che si sente tradito. Nella ripresa c'è Moore per la Pasta Reggia Caserta, che prova a smuovere le coscienze dei suoi compagni, infilando due bombe consecutive. Poi c'è anche il canestro di Scott a suonare la carica, ma la Vanoli è pronta e cinica a rispondere per le rime, questa volta con Ferguson dalla linea dei 6,75 m. Cremona gioca la sua partita, Caserta tenta con Michelori, canestro e fallo e tiro libero, ma è poca roba, visto che gli errori al tiro di Young, Howell e l'inesistenza totale di Gaines minano non poco la ripresa casertana. La Vanoli chiude il quarto sul 52-66. Nell'ultimo tempo, con la tifoseria bianconera entrata in sciopero del tifo e con un silenzio irreale dagli spalti del Palamaggio, la Pasta Reggia tenta il suo ultimo assalto. Infatti c'è anche un canestro in acrobazia di Gaines, i suoi unici due punti segnati nel match, ma ormai è tardi. La Pasta Reggia Caserta scuoce per la quinta volta consecutiva, entrando in un tunnel davvero pericoloso. Questo il tabellino del match. Per la Pasta Reggia Caserta, Gaines 2, Howell 12, Michelori 7, Moore 15, Mordente 3, Scott 8, Young 19. Non hanno segnato Tommasini e Sergio. Per la Vanoli Cremona, Bell 4, Campani 7, Clark 17, Cousin 4, Ferguson 14, Hayes 21, Vitali, Luca 14. Punteggi parziali 12-25, 24-45, 52-66. Punteggio finale Pasta Reggia Caserta 66, Vanoli Cremona 81.
Questa è crisi profonda per la Juve Caserta. Che si può dire? Noi siamo partiti con un atteggiamento sbagliato, sia da parte della squadra che sembrava che non avesse voglia di giocare, cosa stranissima invece di avere il diavolo in corpo, una voglia enorme di giocare, sia del pubblico che ha solo fischiato quando si sbagliava o roba del genere, e invece poi ha applaudito solo quando abbiamo tentato una piccola rimonta. Ma voglio dire, la squadra è questa, è sbagliata, l'ho detto dall'inizio, è sbagliata, ma o ci stringiamo intorno a loro, non penso che possiamo sperare in tagli di allenatori, giocatori, queste robe qua. Io faccio un esempio pratico e anche veloce. Sandro De Ranieri l'anno scorso ha allenato il Pesaro, che era nelle condizioni di gran lunga peggiore della nostra, e si è salvato, perché Pesaro non ha rinunciato a Sandro De Ranieri, lo ha alternato per motivi tecnici, non lo ha alternato per motivi di quattrini, se no lo alternava come abitudini in Italia prese dal calcio. Gli allenatori sono allenatori, com'è? Che l'anno scorso era buono Mourinho, ma non è più buono. Tutto stupidaggine, secondo me. La squadra è molto, molto, molto debole. Questa è la verità. Hanno fermato anche Iago oggi, perché qualsiasi allenatore contro un giocatore che non ha tiro nelle sue corde, né tiri da tre, né tiri da due, di nessun genere, praticamente è facile da fermare. Ecco, adesso fischia, come sempre, perché stiamo perdendo, abbiamo perso. Se avessero incoraggiato, forse dal primo minuto, come hanno incoraggiato nel momento della rimonta, forse avremmo potuto ottenere di più, però la squadra è scarsa. Una partita di grande qualità per quello che riguarda i nostri obiettivi. Il primo era avere presenza sul campo, intensità, la seconda la difesa e il terzo costruire sempre la migliore opzione per quello che riguarda l'attacco. La riprova di questo è che abbiamo tenuto Caserta in punteggio basso con bassissime percentuali. Abbiamo avuto un grande qualità di tiro, soprattutto nel secondo periodo, e secondo me la nota ancora più importante, più vincente, sono stati i tiri liberi, la quantità e la precisione dei tiri liberi, che sono quelli che spostano o possono spostare l'ago della bilancia. 3 periodi su 4, ci aspettavamo una rimonta, una squadra di carattere, orgoglio, di tradizione, una squadra che ha nel suo pedigree questa possibilità, però abbiamo avuto la lucidità sul meno 12 di fare la penetrazione piuttosto che forzare dei tiri. E per una squadra giovane, una squadra che punta molto sugli italiani, 6 italiani su 10, questo è un passo ancora più importante per acquisire esperienze in un campo difficile, in un campo dove si giocava una partita importante, e per questo devo dire bravi ai miei giocatori e ringraziarli per tutto quello che hanno fatto oggi e per tutto quello che fanno ogni giorno in allenamento. Prego. Coach, due cose. Una, la bravura nel killer instinct, la dimostrazione nel secondo quarto, per andare all'intervallo più 21, lo strano in un buon gap. E la seconda cosa, non è che vincete solo in trasferta in casa, ma fate sta fatica. Alla prima domanda so rispondere, alla seconda no. Quindi, al di là della battuta, ma questa secondo me è una crisi che deve fare la squadra, perché io non dimentico che è una squadra giovane, completamente nuova, che ha dovuto inserire in corso d'opera 2 giocatori, uno come Vitali, uno come Cusin, per cui dei momenti anche di involuzione che sono concisi anche con una partita in casa. Acquisire esperienza vuol dire sapere cosa fare e quando farlo. Fuori casa abbiamo capito quello che serve fare, in casa stiamo cercando di farlo,
dobbiamo colmare un gap evidentemente, e questa è la crescita che dobbiamo pensare in questa settimana di lavoro. Non credo ci siano segreti diversi da quelli di mettersi a lavorare. Non ho mai pensato nella mia vita sportiva di fare qualcosa con un tocco, con un magistrale, e di risolvere tutto in un secondo con una vittoria. Penso che l'unica cosa sia lavorare. Devono lavorare quelli che vincono, devono lavorare quelli che non vincono, però siamo alla quinta di andata. Io credo che Lele sia un grande allenatore, c'è una società forte alle spalle, le critiche le prendiamo tutti e ce le portiamo sopra le spalle, andiamo avanti. Caserta ha una grande tradizione di basket, e questo non vorrei dimenticarlo, per dare forza che in questo ambiente si può far tutto, ma non ci sono segreti. Credo che l'unica cosa sia rimboccarsi le maniche e lavorare. La dobbiamo commentare. Credo che la partita la perdiamo nei primi due quarti, dove i nostri esterni hanno avuto grande difficoltà a creare gioco e essere pericolosi al tiro. Dal punto che i nostri due migliori realizzatori in una partita di pochi punti sono stati i due centri. Sapevamo che era una partita difficile dal punto di vista mentale, sapevamo che sarebbe stata una partita, una prova dura da superare. Purtroppo non siamo riusciti a fare quello che avremmo desiderato fare, e siamo così. Quindi un'altra notte di passione. Dimmi Camillo, vai subito con le domande. Fa caldo, è una domanda che capisco che non mi potrà rispondere. No, cercherò di risponderti con onestà, come ho sempre fatto. Da domani mattina si torna sul mercato? Perché oggettivamente qualcuno qua. Vale. Prima di pensare a questo, io credo che sia opportuno che con gli avanzi da pagare parliamo insieme. Perché sebbene voi pensate che io non... Io le mie responsabilità me le prendo, e capisco che quando una squadra è 0-5, anche l'allenatore, soprattutto l'allenatore, ha le sue responsabilità. Io ho avuto un grande supporto in questa settimana dopo la partita di Pistoia in casa della società, e abbiamo trovato una linea comune. Come vedete sono molto più sereno di quanto ero dopo la partita di domenica scorsa con Pistoia. Quindi, però io credo che innanzitutto bisognerà un po' calmare. Il mercato, io non sono il responsabile del mercato, però penso che dobbiamo prima provare a sistemare qualche cosa prima di parlare di qualche altro giocatore. Sicuro in questo momento qui la squadra così non funziona. Una prima volta si può pensare che è il lavoro non sufficientemente svolto, una seconda volta perché non si riesce. Adesso cominciamo a pensare effettivamente che c'è qualcosa che non funziona. Non ci aspettare mica le vitali, si va a perdere altre settimane. Ma guarda, mettere vitali vuol dire aspettare un altro mese. Quindi appunto, quindi io credo che se il club è nelle possibilità di operare nel mercato, probabilmente la squadra va un po' ritoccata. Dire dove è un'altra bella domanda altrettanto difficile. Che non ci faccio perché è difficile. È un'altra domanda altrettanto difficile, però in questo momento io credo che non sia opportuno parlare di mercato, non è opportuno invece di fare una cronaca abbastanza severa di una partita dove ancora una volta questa squadra, io non credo, veramente lo dico con il cuore in mano nei confronti della mia squadra, io non credo che questa squadra non sia consapevole di che cosa sta vivendo, però c'è un qualcosa che è ormai dichiarato, che è una squadra che non si incontra. Io credo che se prendo singolarmente tutti i ragazzi uno per uno, anche per come li ho visti lavorare durante la settimana, io non posso assolutamente accusare nessuno di essersi tirato indietro in niente.
è vero che quando viene il momento della partita ci sono dei meccanismi che sono probabilmente più forti della ragione, che portano ad avere una non squadra. Cosa? Una non squadra. E questo chiaramente è la cosa anche che più ferisce i nostri tifosi. Le responsabilità di come è stata costruita la squadra sono state tutte condivise. Non è problema di dire la squadra l'ha fatta Pippaldi, l'Elena Molin, l'ha fatta Molin e l'ha firmata Pippaldi. No. La squadra è stata costruita insieme, condividendo. È chiaro che Marco è l'operatore, è chiaro che Enzo e Obaio sono due banche di dati importanti. Tutti i giocatori che abbiamo firmato li abbiamo condivisi, per cui non si tratta qui di scaricarsi addosso le responsabilità uno con l'altro. Non credo che sia questo. Però bisogna essere onesti che dopo 5 partite, dove alla fine la prima cosa che ti viene da dire è che siamo una non squadra, è probabilmente il caso di prendere in considerazione perché lo siamo. E ripeto, se io prendo ciascuno di loro individualmente, probabilmente non potrei ammazzare nessuno. L'anno scorso io ero incazzato con uno, perché sapevo che non era. Oggi no. Però quando siamo lì, che giochiamo davanti alla nostra gente, succede qualcosa per cui tutto quello che noi lavoriamo durante la settimana diventa impossibile. E siccome diventa difficile, poi anche dietro abbiamo un atteggiamento che sembriamo di una squadra remissiva, che sembra che sia fannullone. Questo sono le mie considerazioni. Un paio di cose. Prima cosa è quello che salta agli occhi, che forse è una squadra senza una forte leadership in campo, nel senso che è entrato Tommasini, che è uno diciamo dei più giovani ed è sembrato quello che più è riuscito a trascinare gli altri. Certo, questo mi fa felice, mi fa essere contento, però è sicuro che è una squadra che non riesce a sviluppare, a trasmettere energie, non ha nessuna forma di quella che viene chiamata empatia, tra di loro si aiutano. La somma di 5 giocatori nel campo, in questo momento, se ognuno di loro valesse 8, non è 40, è 25. Perché non riusciamo a metterci insieme. Poi magari oggi, perdendo questa coesione di squadra, che magari fa rimbalzare, che sembra che siamo anche più scarsi di quello che siamo, perché non so, Scott sembra ancora più scarso di quello che è, Ronnie Moore uguale. Perché? Perché sono giocatori che in assoluto sono buoni giocatori, ma non sono delle stelle che possono giocare da soli. Hanno bisogno di un canovaccio di squadra. Squadra che non riesce a passarsi la palla. Però sembra anche una mancanza di voglia, perché la difesa è una questione fondamentalmente di voglia. Non può arrivare Ferguson per tre volte al canestro senza che nessuno gli opponga. Hai ragione. Però hai perfettamente ragione. Però non insisto. Cioè anche vedere Samiano che va uno contro due in contropiede, sbaglia e poi cammina tornando, cioè prendo schiaffo onestamente. È una questione di voglia, basta. Certo, è questione di essere a squadra. Io in questa serata qui non mi va di fare nomi e cognomi, però è il giocatore. Hai ragione. Anche perché poi tu hai fatto dei cambi che sono stati punitivi, diciamo. No, dico significativi dell'atteggiamento dei giocatori che erano in campo. Solo che poi non si può tirare fuori dalle rape senza mancare di rispetto alle rape. Per cui la squadra poi subisce dei contraccolpi, è inevitabile
che il modo in cui interpreta la partita a Sam è un modo che ci mette fortemente in discussione. Fortemente in discussione. Fortemente in discussione. Nell'ambito di una partita così, allora terzo, quarto, con 6 su 8 da 3, come te lo spiego? Come scusa? Il terzo, quarto, da 6 su 8 da 3, come te lo spiego? È stato un lampo oppure... Abbiamo cambiato un po' il modo di giocare, perché invece di far cercare delle esecuzioni che dovrebbero fare parte di un qualsiasi gioco offensivo di una squadra organizzata, abbiamo giocato a mettere la palla al pivot e a giocare a penetrare e scaricare, abbiamo aperto un paio di tiri. Però poi dipende come abbiamo prodotto quello, poi siccome non abbiamo così grande qualità nel fare quel lavoro lì, abbiamo anche fatto delle palle perse che poi hanno chiuso la partita. Però in questo momento qui come senza tirarla, che se uno guarda le statistiche, Sam è quello che ha fatto 21 di valutazione, è stato il miglior giocatore. Probabilmente c'è qualcosa che sbaglia. Il primo cambio di Scott, che Scott ha sbagliato 3 tiri, poi ha giocato di moroso, si è visto, cioè, di tirare tiri. Io l'ho tolto perché secondo me era troppo teso. Esatto, sì, si è visto. L'ho tolto subito, non perché aveva sbagliato i tiri, ma un po' per sciogliere. Hai visto purtroppo Gigi aveva un avversario che l'ha messo in grossa difficoltà e lì è iniziato il primo break. Ma